Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, benvenuti nel mio canale, benvenuti in un nuovo episodio di The Long Dark. Siamo usciti, come vi ricordate, da questa grotta, voi mi avete detto anche con una certa fortuna, anche perché sono arrivato in un punto che normalmente si arriva un po' più avanti, insomma, dove c'è bisogno insomma di un po' di culo per poterci arrivare. Io, ragazzi, bene, mi fido di voi. Non ricordo assolutamente. No, ho lasciato della carne secca. Come si fa a mettere via sta cosa? Scusa. Dov'è la lampada qua? La lampada! Lampada! Dove cazzo è? Sono cieco. E siccome sono ceccato, non riesco. Eccola! Ma io la voglio disequipaggiare. Come cazzo ti disequipaggio? Non ti posso disequipaggiare. Sei qui e ci rimarrai anche. Allora, io sto adesso andandomene in giro, devo esplorare. Ci sono purtroppo solo 5 ore di luce, quindi non so se ho fatto la cosa giusta. Tutto al più mi ricorderò che le grotte sono lì lassù in cima. Me lo ricorderò, eh. Sappiatelo. Sapevatelo. Ah, ma questi sono tutti i tasti rapidi. Solo che non c'è il fottuto tasto per mettere via sta roba. Già essere sopravvissuti per un giorno, scusatemi, è notevole. Soprattutto da parte mia, è proprio notevole. Allora, adesso penso che andremo cercando dell'altra roba. Non posso cacciarti, purtroppo non ho una fava per poter massacrare queste bestiacce. Allora, ecco, voi avete notato che quando appunto non so cosa cazzo dire, perché qua ci sono un sacco di tempi morti, continua a dire allora, come un coglione, sembro veramente un handicappato. Ma un ponte, una cascata, guarda come casca la cascata. Io non so se sto andando dalla parte giusta, ma devo dire che ad un certo punto me ne dovrò sbattere anche un po' la ciolla, perché sennò io non voglio guardare mappe, assolutamente non voglio guardare mappe, non voglio farmi un'idea precisa di quello che sto facendo, anche se in realtà dovrei averla, e spero di essere stato abbastanza chiaro. Dove sono? Aiuto, sì. Ok, ho dato un colpo al mouse che non avrei dovuto. Solo che in questo posto di merda, al di là di mucchi di neve, non c'è un fottuto... Una capannina! Cos'è questa cosa? Aspetta. Un cessetto. Una capannina. No, uno spiazzo per... Cosa? Che cazzo! La vacca! No. Come si entra qua? Merda. Fermi. Carta di giornale. Una sciarpa. Colpi per il fucile, ma non c'è un fucile! Ho un'idea. Se io prendo il giornale come si fa coi cani, dico via, via, vai via! Aspetta, ho un'idea. Accendini. Non ho una torcia! Perché non ho una torcia? Perché le ho usate tutte come un babbo di merda! E sono anche carico. Porca puttana. Tessuto, legna di recupero. C'è una stufa esca confezionata. I could use this. Sì, potrebbe servirmi in effetti. Vi prego. C'è un lupo qua fuori. Si sta facendo notte. Non voglio la carta di giornale per il momento. Ma c'è un'altra sciarpa. Spesso non posso braccarico. Me ne esco. Se n'è andato.
Ragazzi, se n'è andato il lupo. Se n'è andato il lupo. Shh, shh, cazzo, shh. Con silenzio. Qua con questa lanterna proprio fuori al freddo e al gelo noi siamo... Speravo di trovare una capannina, un qualche cosa, un altro rifugietto, se no mi tocca tornare alla fottuta grotta. Ma quindi qua ci sono anche i lupi, cazzo! E merda, e cos'altro possiamo aggiungere? Cos'è qua? Conigli, molto bene. Utile, davvero. Lei è morto. Questo è morto, stiamo attenti che... Vabbè, c'è una benda, qualcosa di utile c'è. Una barretta dolce. Oh, caro amico mio, sei più utile di quanto pensassi. Allora, visto che là c'era un lupo, io preferirei proseguire. Non so dove mi sto recando, ripeto. Madonna, ho preso veramente ho fatto un coccolone. Pure il lupo. Ma così, cioè, d'accordo, voi mi avete detto, non l'ho, d'altronde dovevo trovarlo probabilmente anche dentro alla diga. Mi è andata bene negli episodi precedenti, due episodi fa, non ho trovato un caspio. Cosa? No, non c'è un cavolo, sta diventando buio però. E comincio anche a non essere più certo della strada che ho intrapreso. Anche perché si sta facendo tardi, sono stanco. Fame mi prude il culo. Cazzo. Adesso si fa sul vento, ma non lo so, ma manca solo, non lo so, faccio un solco. Un solco, così. Allora, seguiamo questo. Cosa succede? Sono troppo stanco? Sto andando contro vento, è questa la ragione? Sì, sono decisamente stanco. Ragazzi, c'è un fottuto problema. Potrei morire congelato. Molto male anche. No, questa velocità è impossibile. Come minchia faccio? Sì, d'accordo, è tutto molto bello, ma... Porca puttana. Cioè io non posso fermarmi qui però. Ma perché non c'è un cazzo di niente? Allora, sapete cosa faccio? L'unica cosa che mi viene in mente da fare è di ritornare a quella casupola da pesca e provare ad accendere un focherello lì e magari... Magari mi salvo il culo. Madonna, non c'è niente, non c'è niente. Fammi vedere. 3 ore di luce rimaste. Sta cosa mi dispiace però. Beh, fare un riposino qui, amico mio. No, un altro lupo, cazzo. Allora, ho solo una possibile scelta da poter fare, ed è quella di accendere un fuoco qua. Da qualche fottuta parte, magari se mi mettessi al riparo di una roccia sarebbe meglio. Allora, come riparo sceglierò questo tra due rocce, va bene? Ci proviamo, perché ho un po' di cose qui con me. Oh, guarda, questo sembra un buon posto. Questo mi piace. Ok, allora, io accenderei del fuoco qui. Allora, carta di giornale, legna da ardere, un acceleratore lo utilizziamo. Direi di sì, abbiamo una probabilità di successo del 100%. Allora, intanto accendiamo il fuoco. Ok.
Allora, questo... Allora, aggiungiamo del carburante. Ecco, della legna di recupero. Ok, per 4 ore noi qua ci siamo. Faremo un riposino di 4 ore magari. Allora, inventario, il mio sacco a pelo. Tutte queste cose qua, ecco, potrei indossare questa. Allora, la piazziamo accanto al fuoco. Ecco qua. Allora, riposiamo per queste 4 ore. Intanto, perché sennò potrei morire. Qualcosa mi ha svegliato. Un'ora di luce rimasta. Ok. Adesso che ho recuperato... non molto in realtà. Devo cercare di tornare quantomeno alla capannina. Anche perché sennò poi rischio veramente di morire di freddo. Perché durante la notte è veramente brutta. Un'ora di luce è un po' pochino in effetti. Allora, attenzione che là c'è il lupo, eccolo là. La faccia di merda. Comincio ad avere anche fame, per cui converrebbe che io mangiassi qualcosa. Allora, innanzitutto... lo so. Vediamo di sbrigarci, allora. Facciamo un giro un po' più largo. Lì c'è un altro ponte, ma è un altro rispetto a quello che... rispetto a quello che avevo visto io. Sì, deve essere un altro. Allora, andiamo e sbrighiamoci. Devo seguire questo corso d'acqua in pratica. Cazzo, sono di nuovo sfinito. Mamma mia. E il freddo sta aumentando. La vedo di nuovo brutta, ragazzi. Qua gli ambienti sono particolarmente grandi e non posso fare veramente un passo che già ho freddo, mi prude il culo, mi scappa la pipì, ho fatto la cacca nei pantaloni, tutta una serie di cose che insomma rende un po' difficile proseguire, arrivare da una casa all'altra. Cioè, o già sai dove sono o ti inculi malamente, perché... Dai, quanto distante è? Ma poi ho ancora tutta sta... sì, perché adesso sono anche stanco, per cui sembra che debba portare chissà quanto peso. Dannazione! Adesso si sta facendo un po' troppo buio, però. La situazione è proprio migliorata un casino, Ma proprio un casino. Ci siamo? Sì o no? Mamma mia! Allora, là io vedo la cascata. E se c'è la cascata vuol dire che non siamo neanche così tanto distanti. Possiamo magari, non so, fare uno sprint. No, voglio stare sulle palle, siamo stanchi, siamo sfiniti. Guarda, là c'è una fottuta torre, un ripetitore, un qualcosa, non so cosa sia. Dovremmo essere arrivati.
No. No, aspetta. Quello era il ponte che io avevo attraversato? Aspetta. Ok, se quelle sono le cascate vuol dire che il ponte che io prima avevo attraversato era quello. Ok, orientarsi è anche un fottuto casino in sto gioco. Ma io vabbè. No, immagino che voi che mi guardiate potrebbe essere divertente vedere qualcuno che diventa matto, sclera e dice cazzate mentre... Ma perché? Ma perché, dico io? Pure lo sfinimento, cazzo, c'è più di così. Ma sta diventando sempre più buio, io qua non vedo più un cazzo. Fra un po' dovrei proprio andarci a finire contro il naso. Guarda, mi devo mettere così sullo schermo per vedere qualche cosa. Aspetta. No, non è neanche questo il ponte. Mamma ragazzi, basta, ci siamo persi. Ci siamo persi. Tra l'altro le calorie stanno andando anche giù. Allora, sapete cosa faccio? Mangio queste pesche sciroppate usando la apriscatole. E me le mangio. Un po' di calorie e sia fame che sete dovremmo essere messi meglio. Allora, io potrei fare anche un'altra cosa. Adesso che siamo qua. Ponte crepacuore. Allora, io non posso esimermi da dormire sotto un ponte che si chiama crepacuore. Sì, buonanotte. Con il freddo. Con il freddo stiamo più certi. Però io andare avanti così no, non posso. Cioè, proprio non è possibile. Non è una cosa impraticabile. Sul ghiaccio non si può. Sulla neve in questo stato così non si può. Non posso accendere un fuoco. Molto bene, ragazzi. Ce lo prendiamo con nello stoppino in profondità. Non c'è niente. Porca troia. Chi è che ha detto che sono fortunato perché sono finito in questa valle? Cioè, no, chi è che l'ha detto? Si faccia avanti. No, no, ma... Prego, prego, me lo dica ancora. Me lo dica ancora. Ponte crepacuore. Cioè... Porca troia, oh. Non potevo fare quel fottuto giro della diga, porca puttana. Entravo dall'altro lato. Vabbè. Bello il panorama. Bello. Aspettate ragazzi, intravedo qualcosa. Oddio, oh, oddio ragazzi, intravedo qualcosa. Fermi, intravedo qualcosa. Non farmi morire, ti prego. Non farmi morire, non ti prego, ti prego. Ti prego. Intravedo qualcosa. Lo so, forse voi non vedete nulla perché io sto strizzando gli occhi. La cascina, oh, vedi. Vedi. C'è un po' di culo forse, no? Un pochino. Che beh, però il problema è che c'è il congelamento. D'accordo, vediamo se c'è. C'è un qualcos'altro qua. Guarda, aspetta. Guarda, c'è una casa, ragazzi, c'è una casa, tranquilli. C'è, va. Permesso, stavo per. C'è anche una veranda. Qui c'è un rotolo di giornali. Entriamo, ragazzi, perfetto. Perfetto, siamo nella fattoria, partita salvata. Allora, ragazzi, è stato impegnativo, ve lo giuro, a livello emotivo, d'accordo? Credo di essere cambiato un po' dentro, io vi chiedo, come sempre, ragazzi, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualche dritta riguardo questo gioco, sempre ben accetta, mi raccomando. Io vi ricordo, come sempre, la pagina di Facebook che trovate in descrizione, e se vi interessano giochi come questo, trovate anche il sito di G2A in descrizione per giochi come questo e molti altri ad un prezzo veramente, veramente buono. Noi, come sempre, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. In campana!